Siamo qui allo stand di Digital Habits con i due soci fondatori e animatori anime di questo studio, Diego Rossi ed Innocenzo Rifino. Allora, innanzitutto, visto che sono un po' i due papà di One, chiediamo come è nato One. One nasce dalla nostra ricerca sull'interfaccia gestuale. È un tema che ci ha sempre affascinato, la possibilità di interagire con l'elettronica in maniera naturale e intuitiva. Tutti i prodotti che abbiamo sviluppato con Digital Habits hanno questo tipo di logica di interazione. One, sebbene sia stata sviluppata per Comnet, nasce un po' da questo nostro team di ricerca. L'idea che sta dietro è dunque quella di un prodotto che possa essere estremamente da un lato versatile e dall'altro naturale nell'utilizzo. Sì, esattamente. Questa è un po' la nostra filosofia progettuale con cui cerchiamo di interpretare l'innovazione nei prodotti. Quando abbiamo pensato a questo progetto frequentavamo da alcuni anni, diciamo così, il settore. Grazie soprattutto alla collaborazione nata con Comelit, e ci siamo accorti di alcuni limiti nell'utilizzo dei prodotti interruttori, i prodotti switch. Su quello abbiamo incominciato a fare delle ipotesi, abbiamo cominciato a fare dei prototipi. Noi siamo, diciamo, per attitudine particolarmente attenti alle qualità materiali dell'oggetto stesso. Quando facciamo un progetto, il nostro punto di partenza non è mai teorico o stilistico, ma è sempre tecnico, produttivo, pragmatico. E quindi abbiamo iniziato a sperimentare con alcuni, con alcune board, con alcuni circuiti fatti da noi in maniera prototipale. Abbiamo incominciato a sperimentare quali potessero essere le interazioni, i sistemi più intuitivi per permettere di superare il problema della comprensibilità, della memorizzazione delle funzioni degli interruttori tradizionali, quelli elettromeccanici. E da qui abbiamo pensato di introdurre in una placca fisica due gestualità principali che vengono utilizzate generalmente nel mondo dell'interazione touch virtuale dei sistemi smartphone o tablet, che ormai abbiamo incominciato ad imparare ad usare in maniera diffusa. Le due interazioni che abbiamo introdotto nell'oggetto sono quella che in gergo si chiama swipe, quindi lo scorrimento del dito da sinistra a destra per il cambio della pagina, e l'hold, che sarebbe la pressione prolungata in una singola area. E da qui è nato One. Ecco, da un punto di vista di ricerca stilistica invece, come si caratterizza questo prodotto? One è un prodotto che vuole essere quasi mimetico all'interno dell'architettura, nel senso che l'intelligenza dell'oggetto è superiore anche al suo disegno. Non è necessario che sia non è un oggetto sfrontato o sfacciato, è un oggetto che tende all'estrema pulizia delle linee e della forma. La superficie anteriore è tutta realizzata con una parte in plastica, trattata particolarmente con delle serigrafie, e questo permette di avere una superficie monocroma. Il bordo è praticamente assente, perché attraverso l'utilizzo della cromatura noi andiamo a riflettere la superficie su cui è montata e l'oggetto tende a scomparire nell'ambiente in cui è installato. Infatti, se come si notano nella vista frontale dell'oggetto, soprattutto se lo si immagina montato su una superficie bianca, nella vista frontale dell'oggetto non sono presenti altri orpelli, come talvolta si usa vedere nelle serie di alcuni altri produttori. Non ci sono bordini metallici, non ci sono cambi di materiale. Quando la pulsantiera è completamente spenta, in realtà è una superficie di un colore, quasi grafica, all'interno della composizione architettonica. Abbiamo parlato di One, l'ultimo esempio della collaborazione con Comelit. Ecco, per dei progettisti, cosa significa collaborare con un'azienda e che tipo di partner avete trovato? La collaborazione con Comelit si è dimostrata assolutamente positiva per noi, perché abbiamo trovato un partner capace di credere anche in innovazioni radicali. One è un prodotto che di fatto rompe un po' gli schemi del settore degli interruttori, e Comelit ha creduto nel nostro progetto e nella nostra idea.
quindi da questo punto di vista è un partner sicuramente attento al design e a tutto quello che circonda il prodotto. Noi diciamo, abbiamo trovato in Comelit e nella sua dirigenza degli interlocutori particolarmente aperti ad ascoltare idee innovative che venissero diciamo, da professionisti che non avevano mai frequentato quell'ambito. Quello che questa relazione ci ha permesso è creare dei prodotti, fare degli esperimenti e portare nella realtà queste innovazioni, cosa che spesso le aziende sono un po' timorose a implementare perché rappresentano dei rischi sul mercato, diciamo così. È un prodotto che piace molto, così almeno ci diceva anche Lorenzo Nardacci, che sta incontrando grande interesse. È un prodotto che si è già aggiudicato dei riconoscimenti importanti. Sì, abbiamo avuto il piacere di vincere due riconoscimenti con One. Uno è il Red Dot Design Award, che è un premio internazionale, devo dire, piuttosto noto. E l'altro è stato molto piacevole vincere il Batibu Design Award, che è stato molto interessante perché la fiera di Batibu raccoglie una merceologia estremamente vasta di prodotto e all'interno di tutte le merceologie presentate sono stati scelti solo 4 oggetti in una fiera immensa e One era uno di questi. Quindi per noi è stato veramente un grande risultato far sì che un interruttore, un oggetto esplorato penso da decine e decine di anni, abbiamo cercato di dimostrare che si può fare innovazione anche su una cosa piuttosto consolidata come un interruttore.